tornate vittoriosi! Grazie, 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 grazie. Giuseppe si sta avviando al processo disciplinare, sono le 18. Gente come noi non molla mai. Giuseppe, siamo con te, siamo qua. Siamo qua, siamo qua, non ti molliamo, siamo qua. L'hai vista Paola? No, eccola. Vabbè. Amore mio. Aspettiamo che il tuo guerriero torni. Ma certo. Anche gli psicologi sono con noi. Mia moglie è psicologa. Ci siamo anche noi. Facciamoci una foto così la postiamo sul gruppo. Ah sì sì sì. Sì. Vieni Paola. I due e mezzo le gigantine. Tra un po', amici, devo interrompere la ripresa, non per forza, per forza maggiore, perché la batteria è quasi scarica. Se non professi la verità sei schiavo degli inferi. Andiamo. Ok. Vai professore, vai! Vai, siamo con te! Giuseppe sta entrando all'ordine dei medici accompagnato dal suo avvocato. Io sono l'avvocato! Scusi, io sono la stampa, sono giornalista. E quindi loro sono entrati. Non fanno entrare nemmeno la stampa. Senta, io sono la stampa e devo passare. Io sono la stampa e devo passare. No, di là. Grazie. Sono la stampa, mi ha detto il signore che posso passare. Di là. Ok, grazie. Adesso le do tutti i documenti. Ecco, adesso. No, io sono la stampa, sì. Sì, ma passano. Ok. È una questione di sicurezza. Grazie, questione di sicurezza, certo. Ecco il mio tesserino dell'ordine. Sì, sono stampa, mi dispiace, sono la stampa, non mi può cacciare, chiaro? Sono la stampa come gli altri giornalisti. Eccolo. Eccolo. Mi dà un documento per favore. Io il documento gliel'ho dato.
No, e ve l'ho detto, io pure. Mi dai il mio tesserino, per favore? Io sono una giornalista, medico e... scusatemi. Ma io sono una giornalista, mi lasci lavorare, anch'io voglio lavorare, sono una giornalista e voglio lavorare. E mi lasci, e lasciatemi lavorare. Lei sta prendendo i miei dati, lei chi è? Mi faccia vedere il suo tesserino. Perché lei sta prendendo i miei dati, ma io non so lei chi sia. Cortesemente, mi dia poi il suo tesserino. Vediamo se riusciamo adesso a individuare il promotore, cercando un attimino di ristabilire un po' la migliore circolazione stradale. Non scusi, ti registra tutto quello che dice. Sì, ti registro tutto quello. No, sì, no, ma no. Scusa, ma non bello che può dire lei. Adesso però io voglio il tesserino del signore che sta prendendo i miei dati, perché io non lo conosco. Perché non è lei? Sì, ma io non so chi sia. Mi dà il suo tesserino? Ah, no? Ah, io non devo sapere chi siete voi. Ah, mi fa piacere. No, io voglio il vostro tesserino, perché voi non avete né numero né niente, quindi state facendo un abuso, avete preso i miei dati e siete registrati e non mi avete dato il vostro tesserino. Ehi, Max, non mi volevano far passare, ho fatto vedere il mio tesserino alla giornalista, hanno preso i miei dati, ok, mi sta bene, però loro non hanno il tesserino identificativo, l'ho chiesto e mi hanno detto che loro possono non dare le loro identificazioni, cioè il loro tesserino identificativo. Ma ti sembra la democrazia tutto questo? A me no, a me proprio no. Un po' bizzarra. E direi proprio di sì. Cioè, se mi ha identificato, a me non c'è nessun problema. Sai cosa mi ha detto? Che li devo lasciare lavorare e che non posso riprendere tutto quello che dicono. Io sto per strada. Certo. Cordone di polizia. Giuseppe è entrato, porte chiuse. Tra un poco, amici, mi dispiace, finirà questa mia ripresa, perché ecco, sono riuscita a entrare, a passare su quest'altro marciapiede antistante l'ordine, facendo vedere il mio tesserino da giornalista, però non ho potuto vedere i loro tesserini, coloro che mi hanno identificato, perché io non posso avere i loro tesserini, ma loro il mio sì. Questo è indice di democrazia, la democrazia che stiamo vivendo adesso. Guarda, questa è una situazione paradossale, perché Barbaro è stato convocato non perché una questione legata all'obbligo vaccinale, è stato convocato perché ha fatto questo scelto